Sarà la torcia. Ecco qua. Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo qui nella chiesa di San Michele a Ticciano, in occasione dei sapori contadini. Ma in questo angoletto, e non a caso vicino al presepe, no? La caduta, il tempio pagano, la cultura antica che viene sostituita dalla nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Vicino c'è questa lapide che è la storia di Ticciano, che è stata trovata qui in loco. Sopra ne abbiamo la traduzione, non poteva essere diversamente. Il rettore di questa parrocchia è Don Pasquale Vanacore, responsabile dei beni culturali ecclesiastici della diocesi Stabia Sorrento. Dis manibus alle anime dei defunti, Caio Curazio Gluco fece per sé ancora vivo, per Curazia Elpidia, sua carissima moglie, per suo figlio Caio, per i liberti e le liberte e i loro discendenti. L'area è di 15 piedi di profondità e 14 di facciata. C'è scritto in latino. L'area sarebbe la grandezza del territorio di questo signore che abitava in queste zone, da queste parti. Ma non è solo l'unico monumento antico che conferisce a Ticciano questa valenza storica, questo spessore di grande cultura. Ne abbiamo un altro che è qui su questa parete di fronte. Gesù Cristo, figlio di Dio, vita e luce. Vedete i segni nella grafia, un po' meno nella scultura originale. E questa è una fattezza anch'essa risalente a tantissimi secoli fa. Si parla del VI-VII secolo, dopo la nascita di Cristo. Quindi è una croce che con i caratteri esprime questa. Grazie, Ambrogio. Chiudiamo la chiesa.